Carissimi amici del cancro, buonasera. E allora, anche per voi c'è l'oroscopo settimanale dal 20 al 26 marzo 2023. Andiamo a vedere quali sono le novità per voi in questa settimana. Classica stesa, semplice, con tutte le informazioni, ulteriori informazioni. Vi ricordo soltanto che se non rispetto, le tempistiche del cellulare, vi troverete ad avere prima e seconda parte. Adesso andiamo a vedere per il segno del cancro dal 20 al 26 marzo 2023 cosa accadrà, cosa dovete sapere di questa settimana. C'è un qualcosa che vi ha ferito e che vi è poco chiaro, però nonostante tutto comunque siete nella vostra tranquillità. C'è un qualcosa proprio che vi fa rabbia, ok? Ma perché? Perché volete raggiungere il vostro trionfo. Ci sono delle situazioni non ancora stabilizzate, però vedo che il vostro trionfo comunque almeno su qualcosa lo raggiungete in questa settimana. Siete un po' bloccati emotivamente, c'è un qualcosa, una situazione magari con un'energia femminile. Lui, lei che vi può andare a destabilizzare, o ci potrebbe essere un conflitto con una donna in particolare, o se voi siete magari donne con un uomo, comunque con un'energia femminile, lui, lei. E dovete parlare, dovete chiarire su alcune cose, c'è proprio un'insoddisfazione, avete proprio il desiderio di cambiare, probabilmente sono di cambiare in senso positivo, probabilmente sono queste cose che vi portano un po' rabbia, o ci potrebbe anche essere qualcuno che magari vi fa arrabbiare in questa settimana. Andiamo a vedere, e chi vi fa arrabbiare potrebbe essere un'energia maschile. Andiamo a vedere invece le carte, che cosa ci vogliono dire. Vediamo questo 6 di spade. Per il segno del cancro dal 20 al 26 marzo 2023, quali altre informazioni vuole darci? Infatti, anche se c'è una mancanza di chiarezza su qualcosa che vi ha ferito, sentite proprio il bisogno di andare verso un cambiamento positivo, di andare verso situazioni positive. Qualcosa che vi faccia star bene, vi mette proprio tranquillità. Dopo una rottura, perché comunque c'è stata una rottura con qualcuno e c'è questo qualcosa che in un certo qual modo vi spaventa, avete paura di imbrogli, di ipocrisia, di persone magari che non sono affidabili, ok? Però il cambiamento positivo in realtà voi lo volete, vi volete allontanare dietro questa situazione. Tre di coppe, quale altra informazione vuole dare al segno del cancro nella settimana che va dal 20 al 26 marzo 2023? Ci pensate, riflettete tantissimo alla vostra tranquillità, alla vostra pace. Siete tanto bloccati comunque sia emotivamente. Ci sono per alcuni di voi anche dei conflitti che dovete affrontare in questa settimana, dei conflitti proprio che portano in un certo qual modo a chiudere, a rompere qualcosa. 10 di bastoni rovesciato. Quale altra informazione vuole dare al segno del cancro in questa settimana, dal 20 al 26 marzo 2023? Probabilmente c'è una persona in particolare che mette il bastone tra le ruote, che vi fa proprio perdere la testa in senso negativo, vi fa proprio arrabbiare, vi fa perdere proprio le staffe. Potrebbe riguardare magari un qualcosa, cioè potrebbe essere una situazione che riguarda il vostro futuro, un qualcosa che non si va a concludere, oppure potrebbe anche essere l'arrivo probabilmente, no, la mancanza di coinvolgimento, quindi una persona che vi manda fuori di testa perché proprio non c'è il coinvolgimento, o perché non siete coinvolti voi, o perché probabilmente non è coinvolta l'altra persona, ok? E quindi magari
crea o create voi o crea l'altra persona le difficoltà. Però vedo che in realtà una vittoria, o che un trionfo più che altro, una vittoria, voi la volete? Perché ho un asso di denari. Vediamo cosa ci dice questo asso di denari. Per voi c'è una giustizia in merito a quello che volete raggiungere, agli obiettivi proprio che volete raggiungere. C'è una giustizia e ci sono comunque per voi delle novità, ok? C'è un qualcosa proprio, o voi venite destabilizzati, oppure c'è proprio un qualcosa che vi va a destabilizzare, nonostante tutto, che vi mette proprio nelle condizioni di riflettere. Sei di denari rovesciato, sei di denari rovesciato. Quale altra informazione vuole dare al segno del cancro? Situazioni non ancora stabilizzate che vi portano comunque a una svolta bella positiva, all'allontanarvi da situazioni che non vi fanno più stare bene, a lasciare comunque la porta a cose nuove. Il cambiamento lo vedo comunque sia positivo, lo vedo con una vittoria, quindi c'è una giustizia divina su un bel trionfo e un cambiamento positivo su una vittoria. Allora, facciamo ulteriori chiarimenti per il segno del cancro in questa settimana che va dal 20 al 23 marzo 2023. Allora, vediamo queste cose, queste situazioni che feriscono, che mancano di chiarezza, ma che si volgono comunque sia al positivo. Vediamo un po' per il segno del cancro cosa vogliono dirci di più. Come se ci fosse qualcuno che voi pensiate sia una persona magari sleale, una persona che stia magari giocando con voi, ed ecco perché qualcosa non vi è chiaro. È come se ci fosse qualcuno che magari vuole danneggiarvi, vuole rovinarvi. Questo è il vostro pensiero, non vedete la mancanza, non vedete la chiarezza in merito comunque a questo, cioè pensate che comunque sia qualcuno ce l'abbia comunque con voi, anche se in realtà non è così, c'è un rinnovamento per voi in merito a questa situazione, forse perché c'è una persona chiusa in se stessa, potreste essere anche voi chiusi in se stessi, chiusi in voi stessi. Per quello che magari avete passato in un passato, in un recente passato, però volete uscire fuori da queste difficoltà, lasciare la porta, infatti c'è un rinnovamento, lasciare la porta comunque a situazioni belle, positive, cercare comunque di non ricadere in situazioni stagnanti. Magari sì, siete un po' bloccati emotivamente, ma parlare, chiacchierare, cercare di conoscere di più. Per altri di voi invece ci sono delle situazioni un po' pesantucce da dover risolvere, però c'è una, ripeto, una giustizia divina perché mi compare anche in quest'altro mazzo di carte. Vediamo quali sono le vostre riflessioni, in merito a questa tranquillità, a questa serenità nella settimana che va dal 20 al 26 marzo 2023 per il segno del cancro.
Allora, vi vedo come persone comunque innamorate, nel senso che avete il desiderio che nel futuro comunque possiate stare bene, raggiungere magari dei vostri desideri, dei vostri sogni. Momentaneamente siete comunque sì, nella vostra massima tranquillità, ok? Prove, difficoltà che la vita vi mette avanti, che comunque le state superando, ci riflettete nel modo come, insomma, le dovete superare. Avete paura di qualche dispiacere, magari di rimanerci male, eventualmente su qualcosa in un futuro e ricadere quindi in situazioni stagnanti e voi non volete ricadere in situazioni che avete già attraversato, perché comunque queste situazioni vi hanno creato delle problematiche comunque vi dico anche spiacevoli. Però per voi c'è un rinnovamento, c'è un nuovo inizio, anche se siete magari insoddisfatti, siete magari bloccati emotivamente, ma ci sono comunque sia delle novità belle. Portate comunque voi sempre pazienza, siete delle persone tranquille, che vanno avanti proprio con la massima calma. Vediamo qui invece queste due figure, questo 10 di bastoni rovesciato e questo 8 di spade rovesciato. Vediamo perché questo 10 di bastoni rovesciato perde le staffe in merito a questa persona molto egoista. Probabilmente perché avete da risolvere delle problematiche con questa persona e riflettete, pensate, come mai? È un qualcosa che comunque, ripeto, vi va a bloccare proprio emotivamente, o perché c'è stato già un qualcosa che è successo e questa persona vi manda proprio in tilt il cervello, cioè vi fa arrabbiare. Ci sono proprio situazioni da dover risolvere, accordi da dover prendere. C'è un inganno sotto, c'è un inganno e c'è una situazione dove purtroppo momentaneamente non potete assolutamente far nulla. Dovete chiudere probabilmente un ciclo con questa persona. Vediamo il trionfo e la giustizia divina per il segno del cancro in questa settimana, dal 20 al 26 marzo 2023. Allora, potreste avere delle problematiche, no, potreste avere, scusatemi, il trionfo, il vostro trionfo, la vostra giustizia nel campo proprio familiare o nel campo magari lavorativo, lì dove si presenteranno comunque delle difficoltà, potete tranquillamente superarle con il vostro trionfo, trionfando. C'è un qualcosa che vi va a creare comunque qualche problematica, un qualcosa che sembrerebbe non andare in porto, non realizzarsi. Ma non è così in realtà, perché voi avete comunque il vostro trionfo, c'è un qualcosa che per carità vi blocca, ma attraverso la giustizia divina, ok, riuscirete ad arrivare al trionfare, magari a dover chiudere per alcuni di voi certo genere di rapporti o certe comunque situazioni. C'è proprio un rinnovamento di fronte a degli inganni, di fronte a delle situazioni che comunque sia non vanno. Andiamo a vedere invece questo 6 di denari rovesciato, queste situazioni non ancora stabilizzate e questo 9 di bastoni, questo cambiamento in positivo per voi del cancro in questa settimana dal 20 al 26 marzo 2023. Infatti, c'è un ciclo che dovete comunque chiudere in merito a queste situazioni non ancora stabilizzate che vi creano comunque dei dubbi. Ci saranno delle novità che vi fanno chiudere questo ciclo. Ritroverete comunque giovamento, ritroverete solidarietà, ritroverete comunque in un certo qual modo anche fiducia. C'è proprio la carta del cambiamento, rinnovamento, situazioni che emergeranno, che verranno a galla, che vi porteranno magari maggiore chiarezza. Quindi c'è un qualcosa veramente di bello per voi. Andiamo a vedere per il segno del cancro, nella settimana che va dal 20
al 26 novembre 2023, a livello di novità e comunicazioni che possono arrivare in questa settimana. Qualcosa che non si realizza, che non va in porto, che non viene portato a termine, potrebbe essere in merito magari a due energie femminili, entrambe magari non portano a termine qualcosa e quindi in merito a questo ci sono appunto proprio delle novità. È un qualcosa però dove si supera, potreste anche semplicemente essere voi a non avere fiducia in particolar modo di due energie femminili, lui e lei, ma semplicemente perché siete voi eventualmente ad andare comunque in crisi. Dopo vediamo, andiamo a fare il chiarimento di queste novità e comunicazioni. Vediamo invece come termina questa settimana per voi del segno del cancro. Conclusione di questa settimana, ci sono delle novità. Qualcuno che vi dice parole carine, che secondo voi magari vi può ingannare, ma ripeto, questo è un vostro pensiero. È un blocco emotivo che voi avete. Probabilmente ci possono essere delle notizie inaspettate, probabilmente ci può essere l'allontanamento della persona che desiderate, quindi la novità che vedete una persona verso il fine settimana. Che si allontana comunque, si allontana comunque da voi e rimanete delusi, ma questo, ripeto, è un vostro pensiero. Siete voi che dovete chiudere un ciclo, siete voi che probabilmente dovete parlare, conversare con qualcuno e togliervi questo blocco emotivo che avete, perché in realtà avete un blocco emotivo. Allora, andiamo a vedere, quindi, questo asso di bastoni rovesciato. Insieme a queste due energie femminili, asso di bastoni rovesciato insieme all'otto di bastoni rovesciato e l'otto di coppe rovesciato. Potrebbe anche semplicemente essere una donna forte e passionale, dove attendete qualcosa, comunicazioni, novità. E magari questo non avviene, potrebbe anche semplicemente essere questo. Vediamo per il cancro, novità e comunicazioni. C'è un'energia proprio femminile, molto ma molto sulle sue a livello di novità e di comunicazioni, ma perché probabilmente è bloccata questa persona a livello emotivo, non vuole ricadere questa persona in situazioni ristagnanti, un po' comunque come voi, come invece potreste essere proprio voi, l'aver paura di fare quel passo in più. Però in un certo qual modo vedo una fortuna, una realizzazione comunque di qualcosa, una solidarietà, delle gratificazioni, quindi basterebbe semplicemente fare quel passo in più. Per arrivare comunque sia a qualcosa di bello, uscendo da quelle situazioni che sono insoddisfacenti, che non mi fanno stare bene. Vediamo invece questo pensiero di queste novità inaspettate, oppure qualcuno che non si fa sentire, voi che attendete magari il farsi sentire di qualcuno, però vediamo un allontanamento. E anche in questo caso vedo una fortuna, però c'è sempre quel qualcuno che vi mette il bastone tra le ruote. Devono venire fuori delle verità, delle notizie, qualcosa che vi porta maggiore chiarezza in merito a una persona in particolare. Forse vi attendete proprio, in merito a questa persona vi attendete proprio
delle novità, delle informazioni. È verso la fine della settimana, per voi c'è della fortuna, riuscirete a realizzare comunque sia un obiettivo che magari avete. Potrebbe riguardare proprio questa persona il venire a sapere determinate cose che vi portano ad avere maggiore chiarezza, anche se vi vanno comunque un po' a bloccare. Però in un certo qual modo è come se vi liberaste un po' da una situazione che purtroppo non ci potete far nulla. Verrete a capire magari per qualcuno di voi di un inganno, come magari riuscite a concludere un qualcosa che si stava protraendo, non dico da diverso tempo, ma che in un certo qual modo comunque vi destabilizzava, ok? Questo è quanto, carissimi amici del Cancro, e noi ci sentiamo come sempre per l'oracolo. Un abbraccio e a più tardi.